benvenuti in questo nuovo video. Oggi video di recensioni. Sono all'aperto perché visto che è una giornata un po' incerta in realtà, ma visto che domani danno pioggia, ho approfittato e oggi ho detto no, dai, lo giro fuori. Spero anche che la postazione vada più o meno bene perché l'anteprima la vedo un po' scura, quindi spero che poi in realtà il video si veda bene. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di capelli. Vorrei mostrarvi alcuni prodotti. Alcuni prodotti che uso da un bel po' di tempo e di cui appunto vorrei dirvi un po' cosa ne penso, la mia opinione. Sto parlando di prodotti di Balea e in particolare della linea Professional, quella antigiallo. Allora, sono prodotti che avete già visto più volte nei miei video di prodotti finiti, quindi li riconoscerete. E io ho utilizzato shampoo, balsamo. Qui ho il sacchetto con tutti i prodotti perché in realtà vorrei farvi il video proprio su tutti i prodotti antigiallo e sulla mia esperienza capelli colorati, che potrebbe essere utile. In questo però, nello specifico, vorrei parlarvi appunto di questa linea di prodotti. Sono prodotti di Balea, che come sapete è un brand che potete reperire nei negozi DM. E appunto è la linea Professional anti-giallo, quindi quella che serve appunto in generale per chi ha i capelli bianchi, grigi, per togliere quell'effetto giallino ai capelli, ma anche per i capelli decolorati, quindi chi li ha molto chiari, molto biondi e vuole un effetto comunque freddo e non vuole invece quell'effetto paglierino, giallino dei capelli. Allora, io li ho appunto decolorati, poi vi parlerò bene di tutta la storia nell'altro video. Li ho decolorati prima per farli grigi argento, poi li ho fatti viola. Successivamente ho usato delle colorazioni per capelli, di cui trovate anche di quelle la recensione nel canale, che hanno poi sbiadito praticamente fino ad arrivare alla situazione attuale. Adesso vabbè, sembro una pazza con questi capelli legati così a culo. Comunque, adesso praticamente io ho un azzurrino verdino. Più verdino, perché? Perché ovviamente la base sotto i miei capelli, l'attaccatura è quella naturale, decolorandoli non diventano completamente bianchi, ma diventano biondi, quindi con la colorazione dal blu poi tende a diventare azzurro, dopodiché diventa verde perché l'azzurro e il giallo insieme danno il verde. Quindi questo è un po' il risultato, ovviamente, che non mi piace dei capelli in questo momento. Senza, diciamo, uso di prodotti, quindi il processo naturale della decolorazione e il risultato dopo che le varie colorazioni fatte stanno andando. Io credo che più di così non mi scaricherà. Quando avevo fatto l'argento, purtroppo l'argento è un colore che dura pochissimo sui capelli, quindi io usavo tutta una serie di altri prodotti per cercare di mantenere questo colore il più possibile, sia delle maschere coloranti sul grigio, sia qualcosa sull'argento. Ho provato ad utilizzare il platino, ho utilizzato tantissimi prodotti, alcuni non li avrò neanche più da mostrarvi perché purtroppo è passato del tempo e quindi li avevo cestinati, ma una costante di mantenimento, diciamo, dell'effetto freddo sono stati questi prodotti. Come funzionano? Sono praticamente shampoo e ovviamente c'è anche il balsamo che hanno una tonalità violacea. Perché? Perché il viola va appunto a neutralizzare il giallo, è un effetto come si dice, della teoria dei colori, quindi secondo la teoria dei colori complementari si annullano vicenda. Secondo la teoria dei colori, ovviamente esistono tre colori primari che sono il giallo, il rosso e il blu, e i secondari che si formano dall'accoppiamento di questi, che sono l'arancione, il verde e il viola. Il viola si forma con il rosso e con il blu.
quindi con gli altri due escluso il giallo. Vuol dire che il giallo è il complementare del viola che si forma con gli altri due colori primari. I due colori complementari, sempre per la teoria dei colori, vanno teoricamente ad annullarsi a vicenda. Quindi se noi utilizziamo la colorazione viola sul giallo dei capelli, questo dovrebbe far sì che si annulli quell'effetto giallo dei capelli e che vada quindi a crearsi una tonalità più neutra e più fredda, che è quella che io volevo ottenere sui miei capelli. Quindi la teoria, diciamo, dei prodotti antigiallo funziona esattamente così. Quindi sono viola, proprio perché il viola funziona appunto da antigiallo. Io ho qui in rappresentanza tre shampoo e due balsami, ma perché alcuni poi li ho buttati, altri li ho ancora in uso, ne ho sia un balsamo che uno shampoo, li ho ancora in doccia in questo momento, e altri li ho già finiti, terminati e buttati. Allora, questo dice Balea Professional Shampoo effetto argento splendente, sono 200 ml, il prezzo era di 1,90 € circa, quindi comunque un buon rapporto quantità-prezzo, considerando appunto che sono 250 ml, è un buon boccettone, è un buon prezzo. E dice per capelli grigi, bianchi e decolorati, senza siliconi. Applicare su capelli bagnati, lasciare agire brevemente e risciacquare. La stessa cosa vale appunto per il balsamo. Ovviamente nel frattempo la linea è leggermente cambiata, quindi se le confezioni sono diverse è perché è lo stesso prodotto, ma hanno fatto, vedete, due versioni diverse perché ogni tanto i packaging vengono rinnovati, diciamo così. Per quanto riguarda appunto il balsamo, dice balsamo per capelli argento vivo, 200 ml, anche questo ha un prezzo di 1,90 €. Utilizzo distribuire uniformemente su capelli bagnati e lasciare agire brevemente. Quindi si utilizza normalmente come un qualsiasi shampoo e un qualsiasi balsamo. Devo dire che lo shampoo funziona anche proprio a livello di lavaggio, quindi comunque mi sono sempre trovata bene a lavarli con quello antigiallo. Mentre per quanto riguarda il balsamo, sì, un pochettino li andava ad ammorbidire, ma non dovete avere esigenze particolari per quanto riguarda il balsamo, perché è anche questo un pochettino più denso rispetto allo shampoo, che è un po' più liquido come consistenza, però non va a fare quel bel lavoro sul capello, che va proprio a districarli, a ammorbidirli come un balsamo classico. Fa qualcosina, ecco, ma più che altro a me interessava per la questione antigiallo. Quindi questo è l'utilizzo normale che se ne può fare. Io in realtà lo utilizzavo in una maniera un po' diversa, perché ovviamente non ho tutti i capelli decolorati, e quindi quello che interessava a me è che andassero ad agire in modo particolare nella parte decolorata. Quindi cosa facevo in realtà? Li usavo come degli impacchi pre-shampoo. Quindi facevo una sorta di mix sia del balsamo che dello shampoo proprio insieme, quindi nelle mani lo andavo ad applicare, mettevo un po' di shampoo, mettevo un po' di balsamo, li lavoravo insieme e li andavo a distribuire sulle lunghezze dei capelli. Quindi li riempivo bene, lo tenevo in posa per un po', quindi li raccoglievo, li tenevo questo impacco in posa per un po' sui capelli, anche una mezz'oretta o comunque un po' di tempo prima di appunto lavarli. Dopodiché mi facevo la mia doccia, il mio shampoo classico, e andavo poi a sciacquare. Io mi sono trovata bene, perché comunque il prezzo è veramente basso e quindi questo sicuramente è una nota a suo favore, perché mi permette di avere un prodotto che solitamente ha un prezzo più elevato, ha veramente un piccolissimo prezzo, che mi permette anche di usarlo con più quantità, senza preoccuparmene, perché so che posso ricomprarlo tranquillamente senza svenarmi. Il suo corrispondente famoso, che pensavo di avere qui a disposizione e invece non so come mai
Non ce l'ho. È il più famoso shampoo antigiallo di L'Oreal. Quello è in assoluto quello che io ho provato che funziona meglio. Ha una consistenza molto cremosa, quasi spessa, e un colore scuro viola molto intenso. Questo balsamo, questo shampoo invece, non so se riuscirò a farvi vedere. No, perché è proprio finito. È un pochettino più, proviamone un altro, più trasparente, quindi non è una crema così scura e così, no, finish, non c'è sta nulla, così spessa, ma è un pochettino più, no, più trasparente, quindi questo lo rende sicuramente meno efficace rispetto a quello L'Oreal. Questo è poco ma sicuro. Quindi se io avessi dovuto utilizzarlo da solo e nel metodo classico, diciamo così, forse non sarebbe stato sufficiente questo prodotto, perché comunque la differenza si vede e si sente nei due prodotti. Prendo quello L'Oreal come esempio maggiore perché secondo me è il migliore, non solo a detta mia, ma è quello anche che utilizza mia nonna, che ha anche le bionde chiare chiare, quindi è un prodotto veramente eccezionale. Però ha un prezzo elevato perché va dai 10-11 euro fino ai 15 euro anche, quindi a seconda di dove lo acquistate e dove lo trovate. Quindi capite bene che c'è una bella differenza di prezzo. E dovendone utilizzare io in grandi quantità, avendo comunque molti capelli, soprattutto lunghi, veniva davvero una spesa esagerata, considerando che dovevo farlo praticamente ogni volta che lavavo i capelli. Quindi cosa appunto ho utilizzato, cosa ho iniziato a fare? A utilizzare questi shampoo mischiati a delle maschere coloranti, ha appunto il balsamo, ha degli altri prodotti in modo da aggiungere volume al mio composto, diciamo così, per poi applicarlo sui capelli in quantità e poi lasciare agire e lasciare in posa, lasciare agire e andare a sciacquare poi. Io ripeto, mi sono trovata bene con questo metodo per questo utilizzo, considerando appunto che ho una bella quantità di prodotto perché il boccione è bello grande per un piccolissimo prezzo in entrambi i casi. Ho un ragno. Bello, c'è un ragnettino qui. Quindi insieme riesco a ottenere una consistenza un pochettino più spessa che mi piace di più perché questo è molto liquido. Invece il balsamo non è trasparente ma è una crema più biancastra, sempre viola, lilla, ecco, ma più cremosa e ha la consistenza proprio più simile a un balsamo rispetto a questo che appunto invece è più un gel trasparente, ecco. Unendoli, quindi facendo un mix di entrambi i prodotti, riesco ad avere una consistenza abbastanza cremosa da applicare bene sui capelli. Quindi mi sono trovata bene e con praticamente 4 euro ho due confezioni che mi sono comunque durate veramente tanto. Adesso quanto non ve lo so dire perché poi vedete ne ho qui talmente tanti, ma ci ho fatto un anno intero che li avevo grigi utilizzando questi prodotti, ripeto, questi anche da soli come mantenimento. Quando poi vedevo che il grigio o il viola, perché poi li ho utilizzati anche per cercare di mantenere all'ultimo proprio il viola, andavano a scemare, a scaricare, allora gli davo una botticina in più di colore aggiungendo gli altri prodotti come potevano essere la maschera colorante grigia piuttosto che la maschera colorante viola. In questo modo riuscivo ad ottenere quello che volevo. Sicuramente una cosa scomoda, nel senso che se tornassi indietro non so se lo rifarei perché è comunque una bella menata star dietro ai capelli colorati. E quindi è impegnativo, sono belli però è impegnativo, soprattutto il grigio è un colore particolare che dura pochissimo e mantenerlo richiede tutto ciò, mentre un colore, se per esempio vi fate un viola,
vi fate il viola e per un mese magari siete a posto perché scarica lentamente e poi arriva a, nel mio caso, vabbè, c'è stato questo piccolo pasticcio di quella colorazione che mi virava al blu e quindi poi il risultato è stato questo del verde. Ma la prima colorazione fatta dal parrucchiere, che era viola, era sbiadita praticamente in un rosino, diciamo così. E quindi diciamo che per un mese siete a posto anche senza utilizzare colorazioni. Anzi, all'inizio, quando avevo appena fatto i capelli dal parrucchiere, il parrucchiere mi aveva sconsigliato l'utilizzo di prodotti antigiallo mentre ho ancora il colore in testa, perché mi diceva che rischiavano di andare a togliere appunto la colorazione fatta. Quindi, nel caso in cui li avete grigi, sì, va benissimo come mantenimento, magari non subito, e vanno benissimo mischiati ad altri prodotti per aggiungere colore. Nel caso invece dei capelli colorati, aspettate che scarichino e quando iniziate a vedere che butta fuori il giallino, allora questo va benissimo per le ultime fasi, prima che poi appunto decidiate di cambiare colore, tornare al parrucchiere, tagliarli, quello che è. E niente, quindi questo è tutto per quanto riguarda questi prodotti. Sono prodotti che comunque per me sono stati una salvezza perché veramente mi hanno permesso di risparmiare, ma allo stesso tempo riuscire comunque a curare e mantenere i miei capelli il più diciamo simile possibile a come li avrei voluti, anche se appunto bisogna stargli dietro e quindi l'utilizzo di questi prodotti deve essere costante. Questi vanno benissimo anche per il mantenimento e anche per appunto la fine del processo, quindi verso la fine quando il capello sta appunto scolorendo, ma non volete quell'effetto brutto e volete appunto ritornare a un colore un po' più brillante e più freddo. Il prezzo è veramente basso perché per entrambi appunto parliamo di 1,90 euro, 1,99 euro a prodotto e parliamo di 200 ml per il balsamo e 250 ml per lo shampoo. Considerate che appunto anche se io lo utilizzavo praticamente solo esclusivamente per la questione colore, rimangono uno shampoo e rimangono un balsamo. Quindi volendo una persona magari anziana che ha già tutti i capelli grigi, ha già i capelli bianchi o appunto una bionda chiarissima di natura, beata lei, oddio, in realtà io non vorrei mai essere bionda, le volevo grigi, punto, non biondi. E comunque, no, mi guardavo intorno perché ogni tanto certi rumori, animali e quant'altro, diciamo che vanno benissimo comunque utilizzati proprio come shampoo e balsamo, anche quotidiani. Io ecco, li utilizzavo così come mix, come impacco pre-shampoo per agire sul colore, ma li ho proprio nella doccia che ogni tanto li vado a riutilizzare appunto per ravvivare un pochettino la brillantezza e per andare appunto a togliere un po' il giallino. E niente, questo è tutto. Io spero di esservi stata utile. Questo ovviamente è un video che sarà utile a chi come me ha decolorato i capelli o ha intenzione di farlo. Io vi dico pensateci bene. Comunque questi sono prodotti ottimi. Balea comunque si smentisce raramente e questa è un'altra conferma che comunque i loro prodotti sono veramente ottimi, eccezionali e a un piccolissimo prezzo. Per il momento è tutto. Io vi saluto e vi mando un bacione. Ciao ciao!